Mamma, facciamo due passaggi. No, dai, giochiamo a Pippolo. Mamma, no, ora non ho voglia. Mi dai l'hotspot? No, che pizza. Ho fame, voglio mangiare ora. Mamma, andiamo al mare. No, dai, io voglio andare in piscina. Ma perché non ci rispondi? Sì, dov'è mamma? Sì, infatti, ma dov'è la mamma? Cari amici, buongiorno e buon lunedì dalla psicologa Silvia. Mi sono nascosta qui sotto la mia tendina per fare il video del lunedì direttamente dal campeggio. Guardate che meraviglia, sotto la pineta. Perché finalmente sono in vacanza, anche se le mie occhiaie ancora non sono scomparse. Ma in questo video, a parte sfuggire ai bambini e nascondersi e fingersi morti, ma prima o poi dobbiamo uscire dal nascondiglio, come avete visto all'inizio del video, vi voglio dare alcune strategie utili per rendere la vacanza con i vostri bimbi un po' meno pesante di quella che può essere. Eh sì, perché la vacanza può essere anche un momento pesante, perché voi avete l'aspettativa di riposarvi e quindi quando alzate l'asticella delle aspettative possono sempre succedere pasticci, e poi perché spesso ci sono altre persone per cui noi mamme ci sentiamo osservate nel nostro modo di fare, a volte non ci sentiamo libere di sgridare o di fare delle cose come faremo a casa, a volte vediamo le vicine di ombrellone o di tenda che ci osservano, o a volte non ci osservano ma ci sentiamo noi osservate. Comunque abbiamo a volte una pressione, una tensione addirittura diversa da quella di casa, siamo comunque anche noi fuori dal nostro ambiente, e quindi volevo darvi alcuni suggerimenti. Guardate il video fino alla fine per saperli tutti. Il primo suggerimento utile, e poi vi metterò un'infografica dove riassumerò tutti i suggerimenti più altri, è quello di abbassare appunto le aspettative, soprattutto nei primi giorni di vacanza, perché noi arriviamo in vacanza e ci vorremmo subito riposare, rilassare, divertire, vedere posti, sfruttare il tempo, perché ce n'è sempre poco per stare in vacanza, stare con i bambini, stare col marito, col compagno, insomma fare tutto. Ma se partiamo così con questa asticella così alta, non riusciamo a stare al passo e ci innervosiamo anziché riposarci. Quindi almeno per i primi giorni di vacanza l'imperativo è profilo basso e basse aspettative, perché spesso nei primi giorni i bambini sono un po' sballati, un po' irritabili e nervosi perché hanno cambiato luogo e abitudini, soprattutto per i bambini piccoli a volte è un po' destabilizzante. Quindi mi raccomando. Secondo suggerimento utile è quello di cercare di portare in vacanza anche la nostra bambina o bambino interiore, oltre ai nostri bambini. Quindi non sentitevi ridicole se avete voglia anche voi in giornate vacanziere di leggere sciocchezze. Avete visto l'Harmony, io sono una persona che legge tantissimo e studia, continua a studiare durante l'anno, ma in vacanza, porca miseria, mi voglio leggere due o tre Harmony, e se la vicina di ombrellone mi guarda pensando poverina legge gli Harmony, me ne frego completamente. E cercare di fare le cose che fanno divertire anche voi, giocare a palla, giocare a bandiera, fare quello che vi piace di più fare per far divertire anche un po' il vostro bambino che viene a spasso e in vacanza con voi, e mandare un po' in ferie invece il giudice interiore, quello lì parruccone che sta dentro di voi e che caspita pure lui, ma non se ne può andare un po' in vacanza pure lui. Questo è importantissimo. Devo dirvi che quest'anno la mia location mi aiuta, perché sono finita in un campeggio fantastico che è molto vintage, anni 80, quindi per la mia bambina interiore si sente esattamente nella tempistica e nell'epoca giusta, quindi è perfetto. Terzo suggerimento che vi voglio dare è quello di non intervenire troppo nelle cose dei vostri figli, ovvero litigano, bisticciano, vogliono fare delle cose eccetera, se ogni 3 secondi voi cercate di intervenire, andatevi a vedere anche il video rispetto ai litigi tra fratelli, veramente anziché riposarvi diventa uno stress. Cercate di intervenire ovviamente quando è necessario, se passano alle mani, e anche lì vi riporto i consigli del video, ma per il resto
lasciateli anche loro gestirsi e razzolare un po' per quanto possibile. Vi guarderanno pensando, ma questa mamma non interviene nei litigi dei figli? No, questa mamma non interviene nei litigi dei figli perché altrimenti passa le vacanze a dire ridagli la paletta, prestagli il secchiello, no, il ciambellone ce l'aveva prima lui, eccetera, e diventa veramente una cosa da cui non se ne esce più. Ultimo suggerimento che voglio darvi, pensate alle regole e ripensate alle regole e pensate di adattarle all'epoca, a voi, ai vostri figli, alla situazione, perché a volte noi andiamo in automatico con le regole dei nostri genitori o dei nostri nonni, tipo ad esempio non si può fare il bagno fino a 3 ore dopo mangiato, che moltissimi esperti dicono che sia abbastanza una mezza bufala. Su questo andate a controllare voi, ovviamente io non sono medico, ma io stessa non adotto questa regola, soprattutto se non abbiamo mangiato cose molto pesanti, ovviamente con test e criterio, però oltre a questa anche altre regole che utilizziamo, a volte riproduciamo in automatico quelle che facevano con noi, ma non è detto che siano adatte al luogo in cui siamo, alla situazione, all'epoca e alla specificità dei nostri bambini. Mi raccomando, tra le regole e la crema solare, quella è una cosa davvero importante, ma piccolo suggerimento da mamma un po' più scafata, avendo 2 figli ormai grandi. La crema solare si può mettere anche a casa, poco prima di uscire, perché poi quando arrivate in spiaggia i vostri figli si insabbiano e mettergliela è un delirio. Invece a casa, freschi, ancora non sudati, ancora non insabbiati, potete spalmargliela benissimo. Bene, spero che questi suggerimenti vi siano serviti, vi metterò un'infografica riassuntiva con altre 2 o 3 cosine aggiuntive nei commenti del post o sulla mia pagina, vediamo dove riesco a linkarla, condividete e ci vediamo lunedì prossimo sempre dalla location vacanziera con altri suggerimenti utili dalla psicologa Silvia. Ciao, vado in spiaggia!